Allora, in riferimento all'anticipazione che ha fatto oggi al convegno per quanto riguarda il collegato ambientale, il tema delle bonifiche e delle banche dati della legalità e quel passaggio che le diceva appunto, quando ricorriamo ai commissari vuol dire che lo Stato ha fallito. Che cosa possiamo fare? Allora, intanto io ringrazio il commissario Vadalà, il generale Vadalà, per tutto il lavoro che ha fatto e che sta facendo ancora per farci uscire dall'infrazione europea sulle discariche nel paese Italia. Un lavoro che lui sta rendendo come generale dell'Arma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali, sta rendendo al paese Italia. E questo ci fa onore e ci inorgoglisce. Detto questo, è chiaro che per noi adesso è importante modificare la norma sulle bonifiche per renderla rigorosa, concreta e veloce. Perché se noi siamo obbligati a nominare ogni volta dei commissari, vuol dire che quella norma che c'è adesso non funziona, chiaramente. Se addirittura siamo sottoposti ad infrazioni europee, vuol dire che non funziona e che se ne è accorto tutto l'universo. Quindi per noi l'importante è cambiare quella norma. Cambiare quella norma, noi abbiamo deciso di inserirla nel collegato ambientale. Il collegato ambientale è una norma che ragionevolmente a febbraio diramerimo a livello interministeriale per acquisire il parere degli altri ministri e che a marzo dovrebbe approdare al Consiglio dei Ministri e che è un lavoro che stiamo conducendo come maggioranza, ma che non trova la pregiudiziale nemmeno dell'opposizione perché è una norma che serve ai cittadini. E quindi questo per noi è l'elemento fondamentale. Io mi sono già lanciato avanti perché ho già ristrutturato però il Ministero dell'Ambiente proprio per incrociare questa necessità di bonifica e ho costituito una direzione generale nuova, la Direzione Generale delle Bonifiche e del Danno Ambientale, collegando anche il concetto di danno ambientale, che è l'altro elemento importante, in modo tale che il Ministero dell'Ambiente sia già pronto per questa novità che verrà, ma non solo sia pronto, ma nel frattempo acceleri tutto ciò che è accelerabile fin tanto che la norma non veda la luce. E quindi è un modo concreto, secondo me, e fattivo di operare. Ultimissima cosa, il modello Vadalà può essere applicato dalla nuova direzione bonifiche, cioè per quanto riguarda appunto il monitoraggio di tutto il sistema e della filiera della bonifica, sia partendo appunto da quello che è la legge 152 fino ad arrivare appunto all'affidamento dell'appalto e al sito restituito agli usi. Sì, sicuramente sì, perché il modello che il collega Vadalà ha costruito è un modello che funziona. È un modello che funziona e quindi se funziona, perché abbandonarlo? Quindi lo portiamo nell'attività cosiddetta ordinaria e deve diventare ordinarietà del paese Italia. Poi è chiaro che lo calibriamo in funzione complessiva, ma lo stiamo negoziando anche con l'Unione Europea, proprio perché noi in questo senso non vogliamo più essere oggetto di infrazione europea. Quindi l'elemento è proprio quello, partire dalle migliori pratiche, come il caso di specie, e arrivare a estenderle su tutto il territorio. È quello che stiamo facendo.